Allora, stamattina ci troviamo in maniera informale e la previsione che abbiamo elaborato con l'assessore della cultura è di fare 4 incontri più pilota di questo tipo il sabato mattina, non collegati a un crossing, non collegati a, ma che hanno la loro vita autonoma e che solo per stamattina sono un po' zoppi, nel senso che dal prossimo, oltre a fare 4 chiacchiere come si fa in un bar quando fra persone che condividono una passione ci si ritrovano a parlare, no? Dalla prossima settimana ci sarà anche l'aspetto dal prossimo mese ci sarà anche l'aspetto bar, cioè c'è un accordo con un'associazione di produttori bresciani e quindi potremo anche, come dire, conversarlo per fra le altre cose nell'appuntamento di dicembre porterò anche un autore bresciano che si chiama Massimo Tedeschi, che ha già scritto 3 volumi, diciamo, per comodità li definiamo gialli, però non sono solo gialli, perché Massimo comunque è persona colta con una grande esperienza di giornalista, con una certa capacità di indagine storica, no? Quindi sono sì dei gialli, nel senso che c'è una vicenda, un pochettino così, una trama che sviluppa, però all'interno di un contesto che viene rappresentato in minuta. Questa nostra iniziativa si ricollega in qualche modo all'iniziativa precedente, che forse qualcuno di voi ricorderà di qualche anno fa, in cui parlavamo dei libri dimenticati, cioè prendevamo l'oggetto d'attenzione era il seguente, il pretesto per questa iniziativa era il seguente. Ogni giorno libri spingono via libri, perché è un mercato e come tutti gli altri mercati ci sono prodotti sempre nuovi che devono spingere quelli vecchi. Siccome a differenza dei computer è difficile programmare l'obsolescenza di un libro, nel senso che il computer non fa in modo che la memoria si riempie rapidamente, forse i contenuti un computer o un telefono non deve sostituire. Ma come dire, rendere obsolescenti dei volumi di certi autori è leggermente complicato, su alcuni è impossibile, mai nessuno riuscirà a rendere superato e da buttare in un angolo Tolstoi, Dostoevskij, Dickens, Thomas Mann, Goethe, su alcuni si riesce, perché sono volumi che pur avendo tutta una serie di caratteristiche estremamente interessanti, al momento della loro uscita sono stati dei successi, ma poi un po' alla volta sono stati allontanati dagli scaffali della libreria e quindi sono caduti in una specie di dimenticatoio. E qui prima con la signora parlava per esempio di Giuseppe Berto, un autore sostanzialmente rimosso, un altro che io amo particolarmente, cito sempre, e che è anche quello sostanzialmente rimosso, ghiacciato, come dei fori più eversivi della letteratura italiana della guerra. E così altri ancora. No, ogni tanto poi c'è il ritorno di fiamma verso Scerbanenko, buttano fuori un po' di roba su Scerbanenko, ma questo molto spesso fa parte di politiche editoriali. Perché la libreria risponde a dire questi che si possono riassumere nel quando rendere 24 di un. Ora, se metto lì prodotti di un certo tipo, rende una certa cifra, se metto lì prodotti appena usciti, magari di gente che va a fare ospitate in televisione in continuazione, poi fa la serie, poi fa la relazione sentimentale con l'attrice, che poi fa la polemica con il primo ministro, in quel caso, non ricordo come dire, però è evidente che questa merce che è molto probabile che viaggi alla velocità della luce e quindi traduca in reddito, in guadagno, in profitto la libreria che è un'attività commerciale e quindi tutto sommato è anche abbastanza decente. A differenza della biblioteca, la biblioteca invece non c'è un tipo di profitto, il profitto è di tipo sociale, il valore che la biblioteca produce in magazzina è distribuire, diffondere cultura, diffondere. Ma il dato della bulimia del mercato editoriale è sempre il medesimo, ovvero, ricordo, ultime statistiche, aumentate rispetto a quando l'altra volta feci lo stesso ragionamento per parlare dei libri dimenticati, ogni anno sul mercato arrivano in Italia 70.000 volumi nuovi, 70.000 volumi che prima non c'erano e dopo ci sono, che vuol dire 190 al giorno,
che vuol dire 8 all'ora. 8 libri all'ora. Il 90% di questi libri in libreria vende meno di 5. Però ogni titolo in media ne vende 160. Questo cosa vuol dire? Vuol dire effetto del best seller. No? Nel senso che quando arriva Camundeli, Saviano, Curza, eccetera, tirano su un livello elevatissimo la vendita, e poi il valore medio che ne deriva è che per ogni libro che ha venduto 5 copie ce ne sono 155 di queste che portano sulla media. Ma il problema è anche qui di questo eccesso di produttività di tipo inflazionistico, se vuoi dire, nel senso che quando c'è inflazione vuol dire che la moneta non vale niente, no? O quasi niente, si può pensare, non so, ai tempi della Germania, quando per andare a comprare un chilo di pane bisognava spendere un miliardo di marchi, la moneta che ci stampava dell'arma e valeva sempre. Ora, la biblioteca di Concelio ha una dotazione di 65.000 volumi circa, in costante aumento al ritmo di un centinaio di volumi circa ogni mese. Quindi ogni mese che guardi, ogni anno anche qua arriva un migliaio di volumi, ok? Pochissimi rispetto ai 60.000 che escono, tanti per una biblioteca che se anche la migliore della provincia rimane pur sempre una modesta biblioteca di paese, che ha tante attività e offre uno spettro di servizi anche se no. E quindi anche qui molto spesso capita che sullo scaffale a destra dell'entrata ci sono una serie di volumi dei quali magari, come dire, si può sapere poco, tanto, nulla, probabilmente si sa tantissimo del caso editoriale, no? Quando adesso in questo momento M di Scurati è il libro più richiesto e prenotato, no? Praticamente che non potrò leggere la primavera, sostanzialmente, ma perché? Che c'è un batastare che te lo punta su. Ora, personalmente non ho niente ansia a questo Scurati, però ecco, ci sono anche altri volumi. Allora, l'obiettivo di questa modesta chiacchierata, fatta senza particolari velleità da parte di un lettore, che per questioni di tempo, di organizzazione della vita, eccetera, probabilmente legge un po' più della media, probabilmente, e poi tutto da stabilire se capisca anche un po' più della media ciò che legge, però quantomeno a livello di leggere, legge. E quindi come dire, così come si fa fra amici, perché di fatto cos'è che funzionava moltissimo una volta, il passaparola. Una volta non c'era internet, non c'era niente, le pagine culturali, i giornali sì, erano ancora pagine culturali che dedicavano attenzione e spazio a questo genere di cose. Però la cosa efficace qua era, tu andavi in libreria e il libraio ti diceva, è arrivato questo nuovo volume che è di questo autore che so che vi piace, oppure è arrivato questo nuovo volume che è scritto da uno nuovo che però richiama molto quell'autore che mi piace. Cioè c'era tutto un meccanismo davvero social, anzi sociale, perché eravamo in Italia, quindi era sociale, di condivisione anche delle informazioni. Allora mi ha detto, facciamo un'oretta per qualche ora, un'oretta così a così proprio del divertimento, e quindi raccontiamo, segnaliamo 3-4 mix. Una modestissima schedina, un modestissimo riassunto, una modestissima. Può verificarsi che magari questi libri da parte di qualcuno presenti ci hanno anche già stati letti. E allora potrebbe verificarsi una cosa bellissima, per cui magari se ne parla un pochino come si fa al bar, quando non è solo uno che dice quel libro qua è da leggere, non è molto bello, ma c'è anche un altro che dice sì, l'ho letto, eccetera, oppure no, non è da leggere, fa schifo, non hai capito niente. Ma questo è bello, perché il meccanismo bello, divertente, esaltante della fruizione è proprio questo. E allora io stamattina ho portato 6 proposte, ne avete 4, perché una è fuori. Ho avuto un ruolo nel diffondere il verbo di quel libro, è fuori apposta.
e un'altra credo si sia perso il giro di mezzo, perché probabilmente non è più una così grossa unità, anzi, no? Però vale comunque la pena di metterci l'attenzione sopra, e anzi ce la mettiamo per primo, perché io ho la sensazione che questo ordine italiano goda di molto meno successo, fama, prestigio di quanto in realtà meriterebbe. Parlo di Diego De Silva, che Diego De Silva, che è non solo napoletano, che ha scritto una serie di romanzi nei quali è protagonista il suo alter ego, che è l'antieroe, e che è l'avvocato Vincenzo Malinconico, questa qua, siamo in nome. Cioè già nell'individuale, il nome, l'onomastico dei protagonisti, già certo, è un segnale interessante. E questo Vincenzo Malinconico è il classico partenopeo che affronta qualsiasi cosa, qualsiasi circostanza, qualsiasi situazione con delle pillole di filosofia, di saggezza, che sono assolutamente divertenti in taluni momenti esilaranti. Con questo signore ci si può permettere anche il lusso di ridere divertendosi e leggendo una cosa intelligente, bella, scritta bene, perché anche lo scrivere, come dire, la sciatteria espressiva che si è diffusa come una macchia noia, anche perché è più facile da diffondere della complessità, molto spesso viene ammantata come una sorta di egoismo in cui tutti gli scrittori sarebbero dotati. In realtà molto spesso si tratta proprio di sciatteria nei temi, nei toni, nel lessico, nell'idea. Qui invece ci troviamo di fronte a un autore assolutamente gradevolissimo. E il libro 1, cioè, si può prendere a caso. Va a De Silva, tira fuori a caso come faccio io quando vado in una libreria, che vedo lo scaffale degli scrittori irlandesi contemporanei, prendine uno che non parla mai. Adesso poi hanno dei trisavoli degli scrittori irlandesi contemporanei che sono moltissimo di me, e così il libro sul quale appunterei l'attenzione è Divorziare con Cristiano. L'ho scritto anche, per esempio, psicoterapia di coppia per amanti, una roba del genere. Cioè, situazioni assolutamente paradossali, immaginatevi voi, una coppia di amanti clandestini, no? Uno sposato comune e una sposato comune sono amanti e che devono fare psicoterapia di coppia, siamo a livelli assolutamente. Divorziare con stile, cosa tratta? Tratta di questo avvocato, che ovviamente, essendo l'avvocato Vincenzo Malinconico, è un avvocato totalmente precario, provvisorio, battuto da una vita, non molto bravo, non molto prestigioso, chiavica, probabilmente dalle sue parti, che vive in uno studio microscopico, ha redatto con mobili da Ikea, raffazzonati in qualche modo anche per risparmiare, con un assistente assolutamente improbabile, in condivisione con un commercialista che se non è come lui è peggio. E un bel giorno questo signore viene raggiunto dalla moglie del principe del foro napoletano, che vuole separarsi dal marito. E ho cominciato a chiedersi cosa è successo, e come mai da lui. Come farà lui a contrastare e a portare a casa un risultato come le separazioni, come ben sapete, c'è un aspetto economico differente, non più rilevante. E quindi qui si sviluppa tutta un'avventura assolutamente interessante. Non entro nei dettagli di una, come possiamo definirla per non fare spoiler, di una possibile, probabile simpatia fra l'avvocato Malinconico e la moglie dell'avvocatore principe del foro, perché l'avvocato Malinconico è il contrario, non è arrogante, anzi, non è aggressivo, anzi, è pure un po' timido, è un po' impacciato, un po' pasticcio. Libro di codevolissima lettura, con un finale, per quanto possibile, una vicenda di questo tipo, anche abbastanza sorprendente, e che quindi vi permette di suggerire. Dopodiché,
E questo è quello che probabilmente hai perso via. Abbiamo un altro bellissimo libro, che è questo, Il Breve, di Jack Torrens. Sono 335 pagine, intenso, gradevole, divertentissimo. Devo prendere l'altro che non direi, la mia memoria mi dice adesso un pochettino... L'aspetto interessante di questo volume è che è a metà fra un documentario e un romanzo, nel senso che Il Breve esiste davvero, o è esistito davvero, sala cinematografica in un quartieraccio di Parigi, e l'autore di questo romanzo ci ha lavorato per davvero come proiezionista per diversi anni. Quindi diciamo, si parte da un dato. Anzi non solo come professionista, cassiere, e dopo capiremo perché anche tutto fare. Perché Il Breve, nell'epoca delle multisale che hanno ammazzato il cinema, no? Nell'epoca in cui molto spesso capita che uno, io non so, vedo che anagraficamente siamo più o meno tutti lì, non si dice più, neanche meno, però insomma, ecco. Io mi ricordo i tempi in cui ero ragazzo, io andavo al cinema e si diceva andiamo a vedere di, cioè si partiva per andare a vedere un ben definito film, si cercava, ma lo fanno, fanno l'astra, no? Fanno l'astra, no? E si andava alla ricerca di quel film, che poteva star dentro quattro volte, perché avevo due volte uscire a mezzanotte, nessuno ti diceva niente. C'è un altro aspetto che io ricordo con piacere, si poteva fumare, quindi non poteva cantare l'atmosfera. E uscire, puzzare il fumo era una meraviglia. Ma c'era la ricetta di quel film. Oggi andare al cinema vuol dire andare in una multisala dove non sai bene perché tanto ce ne sono 12 quando siamo la sera. E l'ho sentito io con le mie orecchie più di una volta. Andiamo al cinema, dove? Andiamo alle Porte Franche o andiamo a. Vabbè, ma scendiamo. Compriamo un sacchettone di popcorn e scegliamo. E scegliamo ovviamente quello che ci permette, all'interno dello spettro del quale ci permettono di scegliere. Perché non è più come una volta. Saliamo in Italia in cui nella stessa settimana uno poteva decidere se andare a vedere un capolavoro di Visconti o un capolavoro di Fellini. Adesso non dico i titoli perché non mi ricordo, non voglio dire stupidate. Però, se non ricordo male, uno poteva scegliere se vedere Rocco e i suoi fratelli da una parte o La dolce vita dall'altra, una roba così, questo. Adesso si può scegliere tra l'avventura in caso di qualche thriller o anche film dell'orgoglio di squadra nella gente. E comunque, Il Breve, in una situazione di questo tipo, cos'è? È la sala cinematografica di una volta. È la sala fatta con tendone a sporco, è la sala fatta di gente che va anche indietro, è la sala fatta di gente che magari va lì per dormire. Quindi anche un pubblico, questo è spirito, viene davvero, cioè, non è un'avventura inventata dall'autore del libro. Casomai ovviamente appesantisce un po' magari determinate caratteristiche degli utenti di questa sala cinematografica e amplia un po' lo spettro d'azione, perché evidentemente una sala cinematografica così non può essere collocata in un ferro o nel quartiere di Parigi, viene collocata nei quartieri poveracci, dove sono poveracci, immigrati, professioni equivoche, gente un po' strana che non si sa bene come fa a campare, gente dal passato di riferibile, c'è un po' di tutto, no? E quindi c'è l'arte e c'è un'umanità di livello d'arte, un'umanità modesta, un'umanità complessa, no? E quindi ci sono personaggi come questo posto qui che è così sgangherato e che però è sgangherato e accogliente, accoglie tutti, basta che proprio non facciano dei grandissimi disastri che disturbano gli altri. C'è
Polpetta, un camionista alcolizzato senza patente, che lavora meno. C'è l'uomo che parla, sento tra virgolette l'uomo che parla, che è uno che non tace mai, parla sempre, parla in sala, eccetera. C'è Django, un vecchio bandito di origini italiane, affetto dal morbo di Parkinson. Avevamo anche noi a Brescia uno che ci faceva, che un barone che si chiamava Django, tanti anni fa, che poi ebbe delle vicende penali perché aveva un amico sodano, era sempre in coppia, poi aveva stato un treno, si luciferò, cioè avesse buttato lui, eccetera, quindi storie, vite di quel tipo. E in questa sala cinematografica, dopo c'è il buio, succede un po' di tutto. D'altro canto, immagino tutti conosciate il cinema paradiso, no? Quindi, diciamo, una cosa simile, no? Vi ricordate uno degli spettatori che quando entra nel cinema paradiso saluta, buonasera a tutti, anche se qui in direzione, no? Oppure Traffici. Ma la cosa interessante qui anche un'altra, che siccome il proprietario di questa sala cinematografica è un vecchio regista, Mocchi, una sorta di estremista della Nouvelle Vague francese, no? Che ha prodotto qualche film di successo, che ha realizzato qualche film di successo, ma poi alla fine si trova lì in una situazione quasi di aberrazione nella quale la sua sala lui può presentare solo i suoi film, ma se fuori a qualsiasi circuito, ma tanto per il giugno che ci dà, va bene lo stesso, ma lì per perdere un po' di tempo, per stare insieme, no? Ma l'aggancio con questo signore, diciamo l'aggancio con Bocchini, consente all'autore di fare anche incursioni e di parlare anche di cinema, di film, spaziando da Mola Profonda, che comunque nella storia del cinema, piaccia o non piaccia, l'augurio non ce l'ha e ce l'avrà per sempre. O il fantasma palcoscenico, o il rifacimento dei tre moschettini. C'è sempre questa mescolanza di B-movie, di film di serie B, con invece il cinema d'autore, in particolare di questo autore, però, come dire, tutta una serie di tematiche e di aspirazioni del cinema di alto livello le ha. E tutto questo consente in qualche modo di rappresentare un ultimo presidio di tipo culturale artistico, quello che è un ultimo presidio di tipo culturale, artistico, sociale, verso un mondo che è indirizzato su una globalizzazione che, come si può dire, omologa tutto quanto, lascia sempre spazi minori per le singole personalità e per i singoli individui, soprattutto quando sono magari eccentrici o devianti o tutte e due le cose. E lì siamo andati. Questo libro è un libro interessante. Tutti quelli che ho proprio io da destra. Ah, poi vi devo parlare di un libro bellissimo, che però non è ancora in biblioteca, però poi vi dirò come fare a recuperare. Allora, gli ultimi giorni di Vladimir P. Ora, Vladimir P. Il capo, l'oscuro funzionario del KGB, a tradurre moneta sonante, che nel momento di vacanza di Putin in Russia, dopo l'apertura di Gorbachev, dopo il degrado di Yeltsin, che favorì la dissoluzione vera, la distruzione totale, di quindi anche gli arpioni, si portava via poi le aziende di Stato, poi il momento in cui sorgono le enormi ricchezze di taluni, senza togliere dalle povertà più incivile gli altri. E poi arriva l'oligarca, tutti lo capiamo, no? Fa il presidente un paio di volte, poi nomina, no, fa il primo ministro un paio di volte, poi nomina il primo
firmo intanto la Presidente. Ma qui ci parla di Putin, 20 anni dopo che Putin è finito dietro sulla carriera. Ci parla di un Putin ormai più che 80enne, completamente rincoglionito dall'Alzheimer, dalla demenza senile, veramente distrutto dalla demenza senile, che vive in una dacia poco lontana da Mosca, con tutto uno stuolo di soggetti che si occupano di lui naturalmente, no? da camerieri a cuochi, a medici, guardi di corpo, autisti, tutta una corte, non dei miracoli, ma di questuanti, di gente che come dire, è vicino, non è più il capo, perché ormai non è più il capo, però è gente che comunque è in continuità di quello che è stato il più straordinario potere. E Putin, anche in virtù dei suoi trascorsi sportivi, della sua vita continua sana, judoka, cacciatore, nuotatore, giocatore di non so quale sport, eccetera, nel corpo è ancora in perfette condizioni, normalmente è completamente andata. E quindi gli capita quello che capita normalmente anche ai nostri anziani, cioè si confonde, si crea un mondo immaginario, si crea, la mia povera mamma, una delle volte in cui andai a trovarla a casa di riposo, a casa di riposo, scusatevi, arrivai e gli dice: ciao mamma, lei dice, vai a chiedere. Sempre più scelta. E la stessa cosa succede qua. Cioè Putin delle volte si lascia andare a considerazioni di natura politica, magari tanto a te. 30 anni prima, con nuovi potenti che ha davanti, con i nuovi potenti che ha davanti, che ancora vanno a ossequiarlo e che lui crede siano ancora i suoi subalterni di una volta. Intorno a quest'uomo, quindi isolato, solo, ovvero non solo, accompagnato solo da fantasmi, sostanzialmente, c'è un'intera corte di miracoli che, come nella migliore tradizione, da Gorbaciov e poi è fatta di grassatori, imbroglioni, gente che cerca di rubare il più possibile, che cerca di portare via tutto il più possibile, e un onesto. E l'onesto si chiama Sheremetev, è l'infermiere che cura Putin da 6 anni. E che si rende conto che non può andare, che non è giusto, cioè è un onesto per scelta etica, è una persona che non fa le cose che non si devono fare semplicemente perché non devono essere fatte, ma non solo, anche perché non è capace di farlo di lui, c'è una persona per me. Per questa ragione nell'entourage, nella corte del re, è ritenuto un cretino, tutti lo considerano un cretino, perché vuoi guadagnare sugli alimenti, vuoi guadagnare sul carburante, vuoi avere tutte le prebende e non lo fai, sei stupido. Che è una logica che molto spesso, come dire, è esportabile anche in altri paesi, ma se non capisco non lo fai, o sei cretino. E lui si accorge di tutti questi maneggi, cerca di evitarli, ma a un certo punto, per una questione di natura personale e familiare, si vede costretto a venire un po' a patti con la sua coscienza, a cercare. Ma non per un ritorno economico di tipo personale, io non voglio dire troppo perché se no capite bene, vengo a togliere il senso della lettura. Però si trova in un qualche modo a dovere. E quindi ci sarà questo tentativo di operare in maniera di ottenere il risultato che si è prefissato, ma purtroppo malamente scoprirà, e anche la disonestà. Una cosa professionale, non la puoi improvvisare. Tu improvvisi la disonestà, non ci riesci. E in effetti quindi è amara la vicenda. È un libro quindi satirico. Che ha nel mirino il Putin di adesso, quello che sta bene, quello che governa, quello che
ci mette d'accordo con Trump, senza litigare.